Nella chirurgia le donne hanno ancora delle difficoltà e quindi c'è un gender gap stando ai dati Eurostat. È così anche in Italia? Sì, è così anche in Italia. Nel mio specifico caso mi piace portare ed essere portavoce del fatto che comunque alcune branche, in questo caso dell'oftalmologia, come la chirurgia vitrocanalica e la traumatologia oculare, sono ancora oggi poco aperte alle donne. Nel congresso GOL sono state evidenziate diverse patologie oculari delle donne. Che cosa bisogna dire alle donne? Devono fare più prevenzione? Sì, è necessario fare molta prevenzione, che riguardi anche trovare del tempo per farlo, quindi non possiamo essere soltanto compagne o madri. È necessario che trovino il tempo per essere anche capaci di gestire una prevenzione. Le donne devono fare più prevenzione, è emerso al quarto congresso di GOL. Ad esempio in menopausa ci sono patologie oculari da controllare come l'occhio secco? Allora sì, l'occhio secco è sicuramente una di quelle patologie che vanno controllate perché molto legate anche a un'alterazione ormonale, quindi anche in premenopausa bisognerebbe comunque iniziare a fare controlli di questo genere. E nel caso ad esempio della retinopatia gestazionale, che è un altro di quei grandi capitoli che riguardano il mondo femminile, sarebbe necessario approcciarsi all'idea di una gravidanza conoscendo molto bene il proprio corpo e quindi le cose che eventualmente sarebbero da modificare, stile di vita o comunque delle cose da migliorare. Le donne in chirurgia hanno necessità di fare rete. Nel quarto congresso di GOL avete parlato di multidisciplinarità. Sì. L'associazione aiuta a fare rete? Assolutamente sì, è una di quelle associazioni dove io effettivamente ho ritrovato una grande attenzione alle donne, ai problemi delle donne e anche il fatto che comunque molte di noi sono relatrici donne che quindi possono portare in campo un'esperienza personale e professionale.